Compositore americano nato a Monroe in Louisiana il 21 gennaio 1958, Frank T. Kelly si diploma in composizione alla Southern Methodist University di Richardson in Texas. Dal 1991 al 1998 T. Kelly è stato docente di composizione presso la Pacific Symphony Orchestra a Orange in California e nel 2011 ha dotato la scuola della borsa di studio Frank T. Kelly da assegnare ogni anno ad uno studente meritevole di composizione. Il brano di T. Kelly, che la banda musicale di Shambhav ci presenta questa sera, è la rielaborazione di un lavoro di Elder Joves Brackett, che nel 1848 ha voluto musicare una poesia popolare americana. Un regalo deve essere semplice, un regalo deve essere gratuito, un regalo deve essere fatto con il cuore e solo così, gratuitamente, tornerà al tuo cuore. Questo è l'inizio di Simple Gifts, Doni Semplici, una poesia che è un classico e che dopo essere stata musicata è divenuta in fretta un brano popolare, soprattutto tra i ragazzi del Maine. Brackett è vissuto per lungo tempo a Cumberland, proprio in questo stato. Normalmente questo brano viene però associato ad un altro titolo, Lord of the Dance. Questo è dovuto al fatto che Simple Gifts è stato rivisto e riarrangiato numerose volte. E l'ultima in ordine cronologico è proprio quella di Sidney Carter nel 1963, che prese il titolo di Lord of the Dance. Dunque a voi Simple Gifts di Frank T. Kelly, dirige la banda musicale di Shambhav, François Philippot. Thank you.
Ah, Giancarlo. Allora, direi che il prossimo brano ti si addice, quindi puoi raccontare qualcosa di simpatico. Cioè, avete presente con chi vado in giro io? Vabbè, lasciamo stare. Perché ha detto così? Perché il titolo del brano è Status Mentis, che se lo traduciamo in italiano è stato mentale. In genere non sono quelli che stanno bene, che hanno uno stato mentale di cui si scrive. Il brano è dovuto alla penna di un compositore e direttore didatta italiano di chiara fama, Lorenzo Della Fonte, ed è il brano con cui la banda di Shambau chiude questa sua esibizione. Come è nato sto brano? Status Mentis, secondo voi, chi è stato il committente? L'amministrazione comunale di Collegno. Tutti quelli di noi che abbiamo il cappello grigio sappiamo che Collegno era il paese dei matti. È vero, c'era il manicomio di Torino, se vi ricordate. In occasione dei festeggiamenti del 120° anniversario dalla fondazione della locale banda musicale. Per comporre questo brano, Della Fonte ha attinto a un fatto di cronaca giudiziaria, ma non solo, fu anche giornalistica. Qualcuno probabilmente lo ricorda. Lo stesso fatto che nel 62 ispirò Sergio Corbucci per il film Lo smemorato di Collegno, con Totò. E molto più recentemente, esattamente nel luglio del 14, oggetto di una trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto? Allora, ricordiamoci sto caso. Fu un caso di cronaca che divise l'Italia del primo dopoguerra. Parliamo degli anni 20, la guerra è finita. Voi sapete che ci sono stati 650.000 morti. Il 2015 ha segnato il centenario dell'inizio di questa strage. Bene, molti tornarono feriti nel fisico, ma molti tornarono feriti nella mente. Erano moltissimi. L'espressione scemo di guerra non è una battuta, veramente molti impazzirono in guerra. Allora, cosa successe quella volta? Niente, un militare di 45 anni apparenti rientra dal fronte all'inizio degli anni 20, quindi dopo che tutto è finito ormai da tempo, che aveva completamente perso la memoria e venne conteso fra due donne, entrambe affermavano di essere la moglie. L'Italia si divide in due per questo. Da un lato una fazione vera e propria che propendeva per il fatto che fosse il marito di Giulia Cannella. Dall'altra chi sosteneva invece che fosse il marito di Rosa Bruneri. Ma attenzione, la complicazione sta nel fatto che l'una delle due appartiene ad una famiglia ricca, l'altra appartiene ad una famiglia molto povera. La sentenza giudiziaria arrivò solo nel 31 e stabilì che lo smemorato fosse Mario Bruneri, il marito di quella ricca, un ufficiale dell'esercito, che nel frattempo però aveva trascorso il resto della sua vita con Giulia Cannella. È una storia che farebbe ridere se non fosse tragica veramente nel suo profondo. Il brano di Della Fonte riesce in musica a raccontarci lo stato d'animo dello smemorato che fra tanta confusione mentale di tanto in tanto ha qualche momento di lucidità con qualche piccolo fraseggio musicale che tende a ricordargli chi egli fosse veramente. A voi di Lorenzo Della Fonte, Status Mentis, dirige il maestro François Philippot. Bye.
Thank you.